È stato sottoscritto ieri a Pescasseroli l'accordo di programma con il quale la Regione Abruzzo ha affidato la gestione della foresta demaniale Chiarano-Sparvera al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. La firma è stata apposta dal vicepresidente della Regione, Emanuele Improdente, e dal presidente del PNALM, Giovanni Cassata. Chiarano-Sparvera è un territorio prettamente montano che si estende per circa 4.000 ettari, delimitata a sud dal Monte Greco, a nord dal Monte Genzana, a occidente da Passo Godi, dove confina col parco, e a oriente dai contrafforti del Piano delle Cinque Miglia, un'area centrale nel corridoio ecologico di collegamento tra il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e quello della Maiella e di vitale importanza per la conservazione dell'orso marsicano, per la cui salvaguardia il Ministero della Transizione Ecologica finanzierà questa operazione. Una convenzione che noi sottoscriviamo per un accordo di una collaborazione forte, fattiva, che abbiamo già instaurato da tempo con il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Questa tende non solo alla conservazione delle specie e degli habitat, ma soprattutto cerca di gestire quella che può essere la valorizzazione dei nostri territori, con particolare attenzione a quella che è la zootecnia locale, quella che è la silvicoltura. È una forma anche di gestione, diciamo così, di quella che può essere soprattutto, ecco, l'opportunità e la crescita di quella che può essere sotto l'aspetto turistico. E quindi una sinergia per cercare di gestire al meglio e valorizzare soprattutto il nostro splendido habitat, il nostro splendido territorio. Una giornata importante per il parco, vorrei dire anche una giornata importante per l'Abruzzo, in un'ottica di un'attenzione alla gestione ambientale di questi tesori che sono nell'Abruzzo, nei suoi diversi parchi nazionali e regionali. Una giornata importante perché è un bel esempio di collaborazione interistituzionale, è un bel esempio perché mettiamo in opera l'utilizzazione di un patrimonio ricco a servizio anche di un'idea di sviluppo sostenibile che, partendo dalle condizioni di premessa della gestione e conservazione della natura, vada verso una gestione sostenibile anche dal punto di vista economico, sociale e istituzionale.